Come va, maestro? Com'era? Niente male. C'era poco pubblico, ma si sono divertiti. Nessuno si è lamentato. E tu che dici, pupazzo? Frank! Non voglio che lo tocchi. Hai ricominciato a bere, eh? Forse tu non ti rendi conto. Ricordo che mi avevi promesso che non avresti bevuto altro che acqua tonica e qualche tazza di caffè. Perché non la pianti con quello schifo? Lasciami in pace, Frank, sono stanco. Guarda che anch'io sono stanco. Non ho capito che cosa ti dice la testa, Jerry. So solo che meriteresti di essere tra i grandi. E invece fai solo spettacolini in locali di secondordine. E se non ti stacchi da quella bottiglia finirai col perdere... smetterò di bere, però lasciami in pace. Non so perché perdo il mio tempo. Certo che quel 10% che mi dai me lo fai proprio sudare. Può anche darsi che sia colpa mia. Magari ho un debole per i depressi che decidono di suicidarsi lentamente. Ascoltami, Jerry. Non deve essere per forza così. Ogni volta che ti prendi una sbornia, arrivano quegli incubi orrendi. La soluzione è semplice. Elimina le sbornie e eliminerai anche gli incubi. No, non è così che funziona, Frank. I miei incubi non c'entrano niente con l'alcol. È colpa sua. Solo sua. Devo liberarmi di lui. Di quel pezzo di legno. Di quel ciocco scampato al camino. Da quanti strizzacervelli dovrai andare ancora? Quanto dovrai continuare a stare sdraiato su quel lettino per farti fregare $20 l'ora? Non posso farne a meno. Ma come sarebbe? Tu sai cos'hai, te l'hanno detto. Sì, me l'hanno detto e ridetto un milione di volte. Sono schizofrenico, ok? Il paziente si sente impotente e manipolato da forze incontrollabili. Posso ripetertelo 10, 20, 100 volte in 3 lingue diverse, se vuoi. È come un brutto sketch che si ripete all'infinito. Il paziente sa di non essere la sua marionetta, ma non riesce a separarsene. So che suona psichiatrico ed erudito e che qui ogni parola vale $2. Ma non è così. L'ho già detto a loro e lo ripeto a te. Non è schizofrenia o paranoia più di quanto non sia raffreddore o mal di testa. Willy è vivo. È solo un pupazzo. È un pezzo di legno. Guardalo. Quest'affare è vivo, secondo te. È questo che credi? Stai buttando via la tua vita per uno stupido scarto di falegnameria. Ora stammi a sentire tu, Jerry. Sono stato sempre al tuo fianco. Ti ho tenuto la mano, ti ho sostenuto in ogni momento e ti ho cantato anche la ninna nanna. Ti avrò coperto almeno un centinaio di volte quando mandavi all'aria una serata. Ho inventato ogni tipo di scusa possibile per te. Ho passato intere notti senza dormire e senza paga. E perché? Perché pensavo che avessi un grande talento. E che una volta lasciata quella dannata bottiglia avresti sfondato. Beh, non sono più convinto che quel grande talento tu ce l'abbia davvero. Anzi, mettiamola così. Può darsi che tu ce l'abbia, ma non sfonderai mai. Credo che tu sia un ubriacone piagnucoloso con una fervida immaginazione. E l'unica cosa che preferisci allo scotch è la compassione. Ti do 24 ore per uscire da questa situazione. Finiscila di bere e finiscila con l'ossessione.